La famosa Ferrari F40 è stata protagonista di numerosi eventi nella sua storia e di recente è tornata sotto i riflettori grazie al team di Gas Monkey. Questo iconico veicolo ha attraversato una serie di avvenimenti travagliati che ne hanno segnato il destino. Dopo un incidente, la F40 è stata riparata e riportata al suo splendore originale dal noto programma televisivo Fast and Loud. Successivamente, è stata venduta a Reggie Jackson, un celebre giocatore di baseball, per poi passare nelle mani di Richard Scott. Purtroppo, l'auto è stata sequestrata dall'FBI a causa di accuse di frode rivolte al suo proprietario. Fortunatamente, il team di Gas Monkey Garage è riuscito a riacquistare la vettura, che è ora di proprietà di Richard Rawlings, uno dei volti noti della serie televisiva Fast and Loud. Tuttavia, potreste chiedervi qual è il legame tra tutto ciò e Maranello, sede della Ferrari. La Ferrari è nota per essere molto gelosa delle sue creazioni e per richiedere ai propri acquirenti un comportamento all'altezza del prestigio del marchio. La casa automobilistica italiana ha il potere di decidere a chi concedere il privilegio di acquistare una delle sue supercar. Inizialmente, la Ferrari non voleva che la F40 venisse riparata a causa dei gravi danni subiti. La casa automobilistica preferiva che l'auto venisse demolita. Nonostante ciò, il proprietario ha insistito per ripararla e alla fine la Ferrari ha acconsentito, richiedendo che la vettura venisse spedita in Italia per una lunga e meticolosa riparazione che avrebbe richiesto 3 anni. Secondo quanto riferito da Hotcars.com, la Ferrari avrebbe addirittura negato l'invio di pezzi di ricambio negli Stati Uniti per impedire il restauro dell'auto. Tuttavia, questa versione dei fatti sembra in contrasto con quanto dichiarato dal team di Gas Monkey Garage, che ha ricevuto un cofano direttamente da Maranello per la ricostruzione della F40. Sembra quindi che la Ferrari abbia contribuito attivamente alla riparazione di questa preziosa vettura. Nonostante le sfide e gli ostacoli incontrati lungo il percorso, la Ferrari F40 nera del 40° anniversario rimane una vettura memorabile con una storia avvincente. Come in ogni fiaba, questa storia ha avuto un lieto fine, regalando una nuova vita a un'icona senza tempo.